Ottavi di Coppa Calciotto in palio, un posto e quarti per una sola tra Dark Shadow e Boys Traiano, che giocano però senza portiere di ruolo. Buonasera dal Millennium. Lo chiudono alla fine. Ora Morgese esce palla al piede, c'è spazio dall'altra parte per Ventrone. Va da solo Morgese fino in fondo col diagonale, il piattone di Morgese. Prima chance della partita è per il Dark Shadow. Oscura, giusto? Criscuoli, palla che diventa buona per Picco, incrocia col sinistro e porta in vantaggio il Boys Traiano. Fabio Picco, 1-0. Pezzuto può provare anche ad andare in porta da lì, lo fa! E per poco non trova il gol dell'anno. Carlo Capezzuto, palla di poco alta sulla traversa. Gran tentativo di Capezzuto qui. Criscuoli, buono il tocco in verticale. Picco parte, lancia nello spazio Annunziata, solo davanti a Gallo. All'ottavo minuto è già 2-0. E dire che il Boys Traiano gioca con l'uomo in mezzo. Polverino, tocco per Annunziata, steso alle spalle da Monaco. Fallo che c'è tutto, battuta veloce, attenzione Polverino, Picco! E qui lo divora il gol del 3-0, zona tiro, ma Caramello era solo da mezz'ora, nessuno l'ha servito. E poi Consiglio, ecco la palla che arriva buona adesso Caramello, che carica il destro! E sfonda il palo con la deviazione, sarà calcio d'angolo. Gioco di prestigio di Picco, che parte palla al piede, c'è spazio per Polverino, l'ha visto Picco, palla per lui! E alla fine il gol dovrebbe essere ancora di Fabio Picco, che ha iniziato e concluso questa azione. Punizione Dark Shadow, prova a riaprirla Capezzuto con un piede pistone e dire che non è un portiere, salva il Boys Traiano. Arriva un altro pallone perso, recupera Consiglio. Capezzuto ancora per Consiglio, va in percussione, arriva in zona tiro, prova con la punta, non trova la porta. Buon tentativo comunque di Consiglio, palla sul fondo. Entrata da Tergo di Monaco e non basta per fermarlo, 4 contro 2, Picco fino in fondo, 4-0, la chiude forse il Boys Traiano, triplet, Picco, occhio che nello spazio si è buttato Annunziata, riceve lui, la sterzata, mette a terra un avversario, ne evita un altro, e poi con la rabona dentro per Picco, a un passo dal gol del secolo il Boys Traiano. Punizione da Shadow, la battuta di Capezzuto, violenta, prende la traversa. Stavolta avrebbe meritato il gol Capezzuto. Mario Polverino, poi Annunziata. Occhio al corridoio per Picco. Va da solo Annunziata, fino in fondo, salta tutti, salta anche Gallo. E cala il pokerissimo il Boys Traiano, 5-0, doppietta anche. Il lancio ottimo per Mario Polverino, può fare 6-0 contro Gallo. Si allarga. Polverino fino in fondo ed eccolo il gol del 6-0. Alla fine l'ha messa dentro anche Mario Polverino. Consiglio va da solo in mezzo a tutti e poi trova il gol della bandiera, il Dark Shadow con Consiglio, sicuramente il migliore dei suoi. Ancora lui fino in fondo, stessa sul destro, chiude Monaco. E poi il triplice fischio finale, vola ai quarti il Boys Traiano eliminando un Dark Shadow che stasera non è mai stato in partita. Siamo con Capitan Pistone, uomo in meno, senza portiere, vittoria per 6-1, insomma una partita che si commenta da sola, diciamo. Sì, siamo venuti un po' senza giocatori perché causa febbre, portiere gli ha fatto l'incidente, mi sono sacrificato io in porta, non fa niente, è andata bene però. Sì, la domanda che mi verrebbe da fare è se eravate al completo, che, come finiva questa volta? Può darsi pure che non vincevamo così, però ce l'abbiamo fatta e ci abbiamo messo l'anima. Una squadra piena di giovani di talento, tu hai detto ho portato i ragazzini e questi ragazzini sono veramente tutti forti, classe 2000, non so gli altri, i due Polverino, Annunziata, veramente veramente bravi, insomma, no, ragazzi sì. che possono crescere con l'esempio di un capitano così poi, no? Sì, sono dei bei giocatori, sì. Va bene, grazie in bocca al lupo. Ciao, visto.